Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, così recitava una nota canzoncina. Ma è proprio vero che gli italiani sono un popolo di amatori? Andiamolo a scoprire con la mia nuova rubrica Troppo Piccante. Buongiorno! Per Troppo Piccante ci racconta qualche suo capriccio sessuale, una sua esperienza un po' osè? Non lo posso dire davanti alle telecamere, come faccio? Sono timido poi. Come tiene ancora vivo il fuoco della passione con sua moglie? Su, non faccia il timido. Ho capito, sono cose nostre, poi magari ci sono dei bambini a casa. Magari i genitori che ci ascoltano possono tappare le orecchie ai bambini che ci seguono. Tappa le orecchie? Va bene. Una volta ho fatto sesso con un cane mentre mia moglie vomita. E io... Povero Salamone. Che cazzo devo fare? L'italiano senza amante è come un tarago senza branchie. Così recita uno storico proverbio. Ma è proprio vero che l'italico medio non può fare a meno del classico vizietto? Andiamolo a scoprire con la nostra rubrica Troppo Piccante! Parlate di salmone. Salamone? Ho detto salmone, salmone. E non ce l'ho il salmone, signor. Oh, che grande dispiacere. Che cazzo. Mi scusi, lei è sposato? Io ancora vuoi? Io sì, c'ho mia moglie, ma niente di che. Ma cosa? E senta un po', oltre alla moglie ha anche un'altra compagnia, diciamo un po' speciale? No, c'ho mia nonna, il cane e lo salamone. Su, non faccia il timido, ha capito a cosa mi riferisco? Non ha un amante? Ho capito, ma non lo posso dire davanti alle telecamere, mi sputtana e le bambine a casa. Magari chi non deve sentire può tapparsi le orecchie per un momento. Tappa l'orecchio. Marina, tappa l'orecchio, che questo non lo puoi sentire. Mi s***a mia suocera sull'affettatrice con 4 etti di cotta nella f***a lo salamone in c***a. E gli faccio, lo vuoi lo scontrino, lo vuoi lo scontrino, s***a.